Bella a tutti ragazzi, oggi che cosa ho deciso di fare per voi? Per la vostra gioia e per la mia disperazione, cosa ho deciso di fare? Siccome ho notato che gli iscritti e tutte quelle cose lì non sono molti, allora mi sono detta, Ilenia, anche se non hai le giuste attrezzature come i computer, quelle cose lì, e c'ho solo un telefono, una TV, una PlayStation. Mi chiederete, Ilenia, come fai a giocare e a tenere il telefono allo stesso tempo? Beh, ci proverò. Se vedrete che il video non verrà come dovrebbe essere, bello, buono, come fanno molti YouTuber, allora vuol dire che è stato per il telefono. Oggi ho intenzione di fare la mia prima serie, diciamo, su questo gioco. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 sarà la prima serie che porterò su YouTube con la PlayStation 2. Perché, vi chiederete, Ilenia, perché c'hai due PlayStation al posto di una? Allora, ragazzi, questa è una storia che mi piacerà molto. L'altro giorno ho comprato alla bellezza di 30 euro una PlayStation 2 modificata. Questa è quella senza modifica, questa è quella con la modifica. Infatti, ora che metteremo la scheda da 64, apparirà una scritta sulla TV. Questo è il mio joystick e questo è il nostro caro vecchio Dragon Ball che si metterà. Aspettate un attimo. Cerco di aprire bene la confezione. Guardate che roba, ragazzi. Io non ci ho ancora giocato e spero di farvi divertire il più possibile, ragazzi. Farò la modalità ovviamente normale di questo gioco, che è piano, pianissimo, più piano. L'unico problema di questa PlayStation è che il carrello non si apre del tutto. Ora, guardate che cosa esce dalla TV, Free MacBoot, che sarebbe la nostra scheda modificata. Ok. Ragazzi, che spettacolo, ci sarà da divertirsi. Spero che anche a voi vi piacerà questa serie perché più vi piacerà, più la porterò avanti. E se a me piace tanto, beh, la continuerò lo stesso. Spero però che piaccia tanti di voi, Dragon Ball, soprattutto perché Dragon Ball è uno degli anime, dei tanti anime, che è stato il mio preferito dall'infanzia. Italiano ovviamente. Mamma mia che roba. Allora, vabbè, caricamento tutto in corso. Caricamento completato. Allora. Vediamo un po', saltiamo Bandai Namco, lo sappiamo, Spike lo sappiamo. Tutte queste iniziali. Voglio andare direttamente all'intro del gioco. Ragazzi, che roba, che roba. Di cosa stiamo parlando? Mamma mia, ragazzi, che cosa stiamo vedendo? Robe, robe a caso, a casissimo. Na, 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 na. Il tipo che me l'ha data, tra l'altro, aveva già i dati di gioco salvati dentro. Io non ci ho mai giocato a sto gioco, ha detto che è bello come gioco, non vedo l'ora di provarlo anch'io. Io farò solo no, carica partita, cioè continua partita, perché ho detto che ci sono tutti i personaggi già fatti, perché così non possiamo fare la fusione, quelle robe lì, perché mi strema parecchio, mi toglie troppo tempo la cosa, capite? Io i personaggi così ce li ho già, però mi ha detto a me, Ilenia, tutte le saghe non sono complete, veditela di finire tu il gioco, perché ci saranno delle saghe nascoste e io non ci sono ancora arrivato. Ma proviamo a vedere se noi ci arriveremo a questo punto. Bello ragazzi, bello, bello, veramente epico. Ve lo porterò ogni giorno in un orario diverso dall'altro. Oggi faremo la prima cosa che troviamo. Ragazzi, che roba, che cosa sto vedendo. Ah, signori, oltretutto io vi ho...
Avete visto che c'è una monster qui, vero? Questa mi serve per ogni morte che farò su Dragon Ball. Allora, non lo so quanto faremo di gioco. Che storia, ragazzi. Facciamo continuo. Ok, Gohan, mi preparo per una nuova avventura. Puoi avere quante avventure vuoi volando intorno alla Terra e nello spazio. Va bene, dai. Avventura del drago, ragazzi. Molto tempo fa, sette sfere del drago furono forgiate e quando riunite avevano il potere di invocare un drago che avrebbe esaudito un desiderio. Questa è la storia di coloro le cui vite sono state toccate dalle sfere del drago. Ehi, sei arrivato! Stiamo iniziando ad annoiarmi. Cosa dici? Se abbiamo un sacco di avventure nel mondo di Dragon Ball Z? Io e i miei amici abbiamo una certa esperienza ai combattimenti. Bene, ora seleziona uno scenario. La saga dei Saiyan, ragazzi. La saga dei Saiyan. Ok, proviamo il prossimo. Bene, puoi configurare ogni scenario con diversi eventi. Con ogni evento la storia procede. Bene, se completi l'evento puoi raggiungere il tuo obiettivo, ma potrebbe esserci eventi nascosti di cui nemmeno io sono a coscienza, quindi devi cercare di superare tutti gli eventi. In altre parole, armati di coraggio e fai del tuo meglio. Da quale evento vuoi iniziare la tua avventura? Io inizierei proprio dagli antipodi, dagli inizi. Oh, guardate qua, che cos'è sta roba? 2-2-1-1. Vabbè, noi iniziamo. Allora, andiamo. Oh. Guerriero alieno misterioso. I Saiyan attaccano la Terra, cioè faranno Goku e gli altri a prevalere? Hai capito? Il prossimo sarà l'ultimo. Quale livello di gioco preferisci? Va bene, proviamo insieme. Ho scelto il 2, dove sei normale. La saga dei Saiyan. Ancora una volta Goku e i suoi amici hanno difeso la Terra dai potenti malvagi. Ma ora una nuova minaccia aliena si è abbattuta sulla Terra, i Saiyan. Il primo ad arrivare è Raditz, fratello maggiore di Goku. Seguito a breve distanza Vegeta, che diverrà presto il rivale numero uno di Goku. Il conto al rovescio il giorno fatidico è iniziato. Ragazzi, vi dirò una cosa. Prima di fare le missioni principali, andrei a controllare tutti questi cosi gialli, perché, mio Dio, ragazzi, è difficile. Io giocherò solo con una mano, perché sto tenendo la mano con l'altro telefono. Non chiedetemi come farò, però. Osservatorio di Dio. Bello, veramente bello, guardate. È fatto veramente bene. Madonna, è fatto veramente bene. Cioè, capisco che la grafica degli altri è più bella, però questo rimane sempre il più bello. Tutti i dragoni, a parer mio, eh. Oh, che noia! Ehi tu, perché non ti cimenti in una delle mie semplici prove? Proviamo le prove. Maestro Muten contro Piccolo. Va bene, pronti via, vinci. Posso provarci, però non lo so io come andrà a finire alla fine. Comunque, chi volesse darmi qualche consiglio su questo gioco o qualche dritta, me lo dica. Perché io non sono ancora alle prime armi. Cazzo si fa difendere? Oh, bastardo di merda. Wow. Ragazzi, non so come fare le mosse, non so fare niente. Aia. Ma allora sei stronzo. Io non lo so fare le mosse, però. Come mi è venuto in mente di fare una cosa del genere? Ragazzi, è impossibile. Non lo so io che cosa sto facendo, aia. Ci casco sempre a questa mossa. Cioè, se faccio pena così, figurati contro veri personaggi. E la serie di Dragon Ball, eh. E mo? Il problema, ragazzi, è. lasciami fare una cazzo di mossa per una buona volta.
No, ma io non ce la posso fare. Come faccio a fare le mosse allo stesso tempo di prendere i video? Oh. Ma porca live, ragazzi. So che volete vedermi fare qualche mossa, però è impossibile con lui. Oh, che cacchio. Via, vai via, vai via. Madonna, fai schifo veramente. Ragazzi, è una cosa impossibile perché io ho accettato di fare sta cosa? Madonna, no, 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 no. No, ragazzi, ragazzi. Ma porca Eva, però è impossibile. Dai, non ci credo che è così difficile. Vai via, porca miseria. Via. Sai la parola via che significa? Allora. Sai ricaricarti, porca vacca? Sai cosa significa ricaricarsi? Madonna, non riesco a fare la mossa. Perché sei così deficiente? Ma scusami. Come faccio? Fai la mo. Sì, vabbè, dai. Bomba di luce. Madonna, ma quanti danni voglio fare. Ragazzi, che la mossa finale è difficile da fare. Mamma mia, come cacchio ho fatto, non lo so. Per qualche secondo stavo dubitando di bermi quella roba. È uscita più due. Ragazzi, veramente è stata una cosa epica. Non lo so se faremo tipo tutta la saga completa oggi di una, oppure faremo un po' qualche pezzettino, giusto 3 o 2 round e poi stacco. Capitale Nord. Questo non è detto che li debba fare per forza, però li faccio lo stesso per accumulare livelli. Mister Satan. Ciao, Mr. Satan! Oh, attenzione! Se non equipaggi gli oggetti Z, anche se vinci una battaglia, non guadagnerai esperienza. Ma va a cagare! Ragazzi, è una cosa fuori dal normale sto gioco, mi sta già piacendo. Fatemi sapere se anche a voi piace questa serie perché è una cosa bellissima. Capitale Est. Oh, Yamcha, lo conosco. Mi pare sia Yamcha. Anche se non sembra tanto Yamcha, però mi sa che è lui. Che palle, però. Madonna, vista Madonna. Se vai al negozio di oggetti Z di Baba potrai comprare diversi oggetti Z. Penso volessi combattere con me, ma va bene lo stesso, dai. Se non vuoi combattere, meglio per te. Potresti avere qualche brutta notizia. Andiamo a vedere qualche altra parte, c'è qualcosa di bello. Palazzo di Baba. Vediamo poi qua che c'è. Capitale Sud. Prima andiamo alle capitali, poi andiamo al palazzo. E vediamo che cos'è sto palazzo di Baba, per capirci. Mi devo ancora orientare bene con le mosse, io non so come ho fatto a fare la prima. Questo è coso. Se vinci contro uno sfidante che la imbatti bene in combattimento, succederà qualcosa. Ah, vorresti dire tipo che è successo quella cosa di prima, che mi ha fatto arrivare avanti di livello. Non lo so quanto durerà sto video, ragazzi. Io proverò a farlo durare il più possibile. Palazzo di Baba, vediamo cosa c'è qui. Siamo già a 14 minuti di video, abbiamo fatto un combattimento. Figurati per completare tutto il gioco quanto ci metterò. Oh, persino l'inferno conta solo il denaro. Io ce l'ho il denaro. Salve padrona, abbiamo un cliente. Il denaro fa girare il mondo, cos'hai oggi? Compra oggetto Z. Quell'oggetto Z vuoi? Salute, salute, salute. Salute. Sai che quasi quasi.
20 di questi me li compro. Casomai. Non posso comprare più nulla. Allora, andiamo su da qui, questo posto. Grazie mille. Fottiti. Via. Andiamo via. Ok, possiamo andare a fare la missione ora. Sono pronta a vedere che cosa mi serve per me la missione. Area desertica. Vediamo un po'. Questo è l'inizio del gioco praticamente. Facciamo due o tre round, dai. Non lo facciamo tutta la saga. Sono trascorsi 5 anni di pace e l'epica battaglia contro il piccolo. Ma ora una nuova incredibile minaccia ha gettato la terra nelle tenebre. I Saiyan. Non sei Kakarot. Chi sei? Dimmelo. L'omino verde pensa di essere un duro. Cosa? La sua potenza? Riuscirà piccola a contrastare il mostruoso attacco del misterioso invasore? Stiamo scherzando? Cos'è evoluzione Z, scusami? Vabbè, facciamolo così, cacchiamene. Non me ne frega. Allora, vediamo un po' come andrà. Speriamo di riuscire a vincere. Quanto è bello, quanto è bello. Io riesco solo a capire questo. Io sono qui. Madonna, raga, mi stava cadendo il joystick male male. Ragazzi, non riesco a fare la mossa finale, non è possibile. Ma porca laia. Eccola, granata infernale. Ma porca Eva. No. Ragazzi, che roba. Che vergogna, veramente. Io non sono brava in questo gioco. Perché devo portare proprio al primo canale Dragon Ball? Tra tutti i giochi che potevo portare... Ah, questa chiotta tua. Ragazzi, datevi conto che io sto giocando con una mano. Come completato? Allora non serve che beva le monster. Perché completato il livello, non ho fallito. Vabbè, è durato moltissimo, guarda. Facciamo ora di tagliare le palle. Il possente piccolo nulla ha potuto contro questo fortissimo nemico. C'è un altro grosso livello di potenza. Deve essere Kakarot. È impossibile. Perché questo essere raggiunto sulla terra? Ragazzi, noi non salviamo e andiamo avanti. Facciamo... Non lo so, annulliamo il salvataggio? Sì. Mamma, 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 veramente. Caca, caca, caca. Che cazzo stai guardando indietro? Come ho fatto, scusa? Ah, così ho fatto. Quello cos'è? Ah, grazie, mi hai dato i soldi. Tu mi devi parlare del negozio di nuovo. Con l'evoluzione Z puoi sostituire gli oggetti Z che hai, prova. A questa chiotta tua. Io vado lo stesso sempre a controllare tutte le parti, non si sa mai, ragazzi. Ci trovo qualcosa di utile. Vabbè, pozzo di Baba, sappiamo già che cosa c'è. Capitale Sud. Provvediamo anche qui. Ciao. Questo è Tao Bye Bye. Bye 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 Bye. E quando finiamo tutto il gioco completo,
Allora vediamo che cosa succede. Ehi tu, passa qui i tuoi soldi, fidati, ti conviene non farmi venire lì a prenderli. Ragazzi. Vabbè. Avendo Goku dovrebbe essere facile, eh? Come fa? E qui non mi fa buono, eh? Non mi fare innervosire pure tu, perché già ho avuto tante delusioni. Ragazzi, io da quello che ho capito, le mosse finali si fanno attacco Kaioken. Ma che fidetemi. Io faccio robe. Ragazzi, mi sa che mi posso già trasformare comunque. Sì. Infatti, l'altro giorno stavo provando un po' di mosse che ho provato una volta a giocare a Dragon Ball. Su. Vaffanculo. Con alcuni personaggi, vi ho detto che per trasformarlo bisogna schiacciare R3 e basta. Mio Dio, ragazzi, Goku è Goku, non c'è niente da dire. Ragazzi, ragazzi, cosa succederà? Cambia mia istantanea? Ragazzi, mi sto salvando dalla monster perché a me non piace tanto la monster. Livello 52, ragazzi, io non lo so, mi dovete dire se c'è qualche massimo di livelli per questo gioco, non lo so. Io vi sto portando un gioco che in teoria è complicato da fare dal telefono perché è un gioco che è molto dispensabile. Cioè io con una mano sto giocando, guardate, una mano gioco e l'altra mano è per il telefono. Perché non ho le cose necessarie per il computer. Se a volte vedete inclinato il gioco è perché so, mettete conto che sto girando anche il. Oggetti Z abilità prosperano. Equipaggiano molti per diventare più forte in fretta. Ok. Di tutto questo non ho capito un cazzo. Andiamo avanti. Io voglio fare almeno solo questo, diciamo così, solo questo scontro qui e poi. O stasera, cioè o più tardi o domani faremo il secondo, il continuo di Dragon Ball. Se la serata giornata di Goku e degli altri viene interrotta da un misterioso arrivo. Senza dubbio Kakarot è tutto suo padre. Chi diavolo sei? Vuoi dire che non lo sai innanzitutto? Tu non lo sei di questo pianeta. Sei nato sul pianeta Vegeta. Appartiene alla razza Saiyan, il più forte guerriero dell'universo. E io sono tuo fratello Radish. La tremenda verità è stata rivelata. Goku ucciderà il figlio di chi sei, suo fratello? Non porresti molta attenzione, vero? Magari prendere in prestito tuo figlio per un po'. Stai indietro se fai ancora un passo per non sentire. Qual è la nostra sfida? Sopravvivi il più possibile. Ragazzi, devo vedere se questo è l'ultimo oppure ne facciamo un altro. Ma devo vedere. Perché io non c'è nei video li faccio durare mezz'ora in genere. Non lo so se questo voglio far durare di più. Dipende dallo scontro. Devo sopravvivere il più possibile. Io si cacchi però, Goku. Come accidere voi? Ah,
Aia, 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 mi sto facendo a pezzi, ragazzi. Pacco di Kaioken. Ragazzi, una cosa non senso a volte. Dragon Ball. Nessuno l'ha mai fatto in questa maniera? Il bello è che io l'ho messo in livello che non è manco facile. Se lo mettevo in facile forse riuscivo di più. Oh, porca miseria. Dai, riprenditi. Porca laida. Cosa cazzo ho fatto? Madonna. E pure le cuffie mi stanno andando a puttane ora. Ah, mi fanno almeno la mossa. Attacco i meteoriti. Non mi gestire le cuffie un po' ora. Perché la cuffia che mi è andata a puttane. Prego. Ragazzi, forse sto per vincere. Fammi fare solo la seconda trasformazione un attimo. Mamma tantissima. Ho vinto? Che ne so io. A volte vinco, a volte perdo. Ho vinto! Congratulazioni, Regno. Ok, vediamo il filmato, quello che è. E poi continueremo o stasera o domani. Devo vedere che cosa penserò di fare. Con grande maestria, Raditz si sbarazza facilmente di Goku e rapisce Gohan. No, non la passerà liscia. Sembra che non ci resti altra scelta che combattere. Già, se noi tre si stiamo uniti, riusciremo a sconfiggerlo, forse. Tranquilli, avete bisogno di me. Piccolo. Piccolo si allea con Goku per fronteggiare il nemico comune. Salviamo. Sovrascriviamo, ovviamente. Ok. Allora, ragazzi, che vi devo dire? Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un'altra puntata di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi.